Fischia Tony Cerullo, ultimo appuntamento sul campo K2 dei Kennedy, chiude come alla settimana 1 il girone C, mentre sul campo A del complesso Kennedy, sopra a 500 metri da qui, stanno giocando Malta e Spagna, comincia Turchia, San Marino nel girone C. Il San Marino ha 3 punti conquistati alla prima uscita, battendo 2-1 la Spagna di Livorno. La Turchia ne ha 0, ha perso 6-0 contro il Malta. Quindi lì su stanno giocando un match, un big match, secondo me, quello tra Spagna e Malta. Vediamo se la Turchia sarà all'altezza di un San Marino che ha saputo sorprendere un po' tutti alla prima uscita, ribaltando l'1-0 di Iacolare, trasformato in 2-1 dalle reti di Russo e di Montariello. E allora cambia qualcosina, capitan Vitiello, in questo match c'è Buono in porta, esordio per lui. Al centro c'è? Torre. È Torre, ero l'unico che mi ero dimenticato. Piscopo a destra, a sinistra, Ottico. Montariello diventa centrocampista quest'oggi, non è più il difensore centrale. Le mezzali sono Vitiello in avanti, vediamo un po', c'è il Russo che fa l'attaccante, mi manca la mezzala destra che dovrebbe essere anche lui un neoacquisto, vediamo un po', è Coppola, no, è Coppola a destra, mezzo destro, Russo fa l'attaccante. La Turchia che qua prova con il capitano De Vita. In porta Giachi che ha difeso la porta della Macedonia, poi gli chiediamo anche quanto è finita sopra. Giachi, quanto ha fatto la Macedonia? Quanto ha fatto la Macedonia, Giachi? Mi risponde, già in partita, già in clima. Albano al centro della difesa, a destra c'è Salvatore, a sinistra De Vita, centrocampo a 3 con Giovagnoli, vertice basso, mezzo sinistro, pallone, no, pallone fa l'attaccante, caro tenuto la mezzala sinistra, non lo so. È una difesa a 4 forse, come gioca la Turchia? Penso un 4-2-2 a questo punto. Vediamo un po' se veramente a 4. Raga, come giocate? A 3 a 4? Johnny! È una difesa 2-3-2, ok. Quindi mezzo 4. Quindi due centrali sono Albano e Puleo. Non... ok, Puleo. A destra Coppola De Vita. Centrocampo 2 con Giovagnoli e caro tenuto. Non lo so, sto capendo niente. Pallone fa l'attaccante, che ruolo fa pallone? Insomma, a disposizione Salvatore, giusto? L'unico che è ingarrato è il pa e la panchina, perché poi gli altri non ho capito come sono disposti. Seguiamo Montariello su questo calcio di punizione. Destro in porta, fuori. Ok, quindi 2-3-2, ma io ancora non ho capito. No. Mi ha citerato la trama. Sicuramente caro tenuto il pallone sui due attaccanti, ma è una difesa. Sì, un centrocampo a 3. Esterno destro. Coppola. Ok. Centrocampista centrale Giovagnoli e poi De Vita. Fa l'esterno a sinistra, ma fa il terzo a sinistra della difesa, non è proprio. Quindi Puleo e Albano i due difensori. Montariello caccia, tripla deviazione, Giachi. Va con le mani Giachi, viene Torre che mette in rimessa laterale, ok Turchi, palla dentro, Giovagnoli cerca spazio contro 3, esce bene Torre, succede la touche, mentre il clima dei Kennedy inizia a farsi rigido, siamo quasi in un clima invernale, Johnny. 12-13 gradi più o meno. Con il rumore in sottofondo e l'elettricità di quella. Come si chiama? Quella come si chiama? Occhio! Come si chiama? Quella come si chiama? Come si chiama? Traliccio. Traliccio? Traliccio? Mamma che ignorante adesso. Mette fuori Torre, la palla arriva a De Vita che carica il sinistro. Occhio perché si avvitano, caro tenuto e Torre. Esce di là Piscopo. Trova Vitiello. Vitiello avanza. Il tocco lungo.
tocco di pannone, Montarello lì in mezzo, agganciato, forse si continua Pisco. Sposta per Russo, gran gol il suo, su calcio di punizione. Nella settimana una contro la Spagna, avanza Giovagnoli, sterza sul destro, occhio a Giovagnoli che prova in porta, buono in due tempi, anche tre. Matteo, Matteo addosso. La rimessa è turca, allora Johnny De Vita con le mani, vediamo un po' che viene vicino, ignorati tutti, lungo linea, salta pallone, De Via solamente, arriva Torre, mette fuori. Allora Johnny con le mani, va da Giovagnoli, la palla esce. Montariello, pizzica la sfera, Giovagnoli, poi la palla che torna dalle parti del San Marino, Rossi avanza, va col mancino dalle parti di Vitiello, aggredito, e poi la palla che esce, rimessa per il San Marino, già battuta, esce bene col destro, occhio a Montariello che spacca la porta, fa 1-0 per il San Marino, secondo gol di stagione per lui. Senza paura di cosa? Più di questo un po' di... Però la sblocca il parziale Montariello, lui che aveva segnato proprio il gol vittoria contro la Spagna con una zuppata di testa sul calcio d'angolo. Oggi ci delizia con una bomba che Giachi non può prendere. Occhio a Rossi, arriva ancora Montariello, palla lì in mezzo, interviene Coppola in qualche modo, se non erro. Ottico, troppo forte. Con le mani la Turchia. Coppola alza, prova ad attaccare il pallone Salvatore che è entrato da pochi minuti. No! Primo pallone sbordoriano, cestinato. Dopo 5 partite, alla fine il primo l'abbiamo perso. È rosso. Batte Salvatore. Cross morbido, occhio a Torre, poi Montariello deve liberare. Rossi di prima, bello, occhio, sbaglia. Allora pallone dentro, deviato da pallone. Buono. Esce Vitiello, cambia per Rossi, di testa, fulcro verso Pisco. Sceglie ancora Rossi, che al mancino, la recuperata da Giovagnoli. Giovagnoli parte, tocco per Salvatore, deviazione di Torre, la rimessa è dei turchi con Gianni De Vita. Tutto fermo, no, si gioca. De Vita con le mani, forte in mezzo. Vitiello prova addirittura in porta, Giachi non si fa sorprendere. Mette il pallone a terra Giachi, non serve Puleo o Albano, allora pallone lì in mezzo, De Vita recupera col sinistro, vada Salvatore, palleggia Vitiello, Salvatore di testa, ancora Vitiello con la punta, di là per Ottico, poi si lotta su quella linea laterale di campo con Giovagnoli che riesce a deviare, ancora Salvatore cerca spazio, non lo trova, tiro deviato, Ottico e Montariello sulla sfera, il sinistro rimpallato, scivolata di Giovagnoli che è molto generoso, ha già corso tantissimo, allontana Albano. Piscopo con le mani, Montariello qui in mezzo, 1-2 e palla a Rossi. Cade De Vita, Piscopo, scivolata Albano. Calcio d'angolo San Marino, in vantaggio di una rete. Occhio a Montariello nell'aria, forte in mezzo, Giachi prova a colpirlo. Rimessa laterale, già battuta Montariello, spala la porta. Piscopo,
dentro. Salta colpo di testa di Vitiello. E golasso del capitano del San Marino. Primo centro allo sbordone League per Vitiello, che lo dedica ai fratelli Panico. Oggi nessun Panico in mezzo al campo, ce ne sono due. A seguire il match, uno è uno di quelli che si è fatto male nel match contro la Spagna. Calcia Giovagnoli su Montarello. 2-0 San Marino, che in questo momento ha il bottino pieno nel girone C. Mentre su si gioca Malta-Spagna. Divita scambia con Giachi. Elegante nel tocco verso Albano. Manco mi ha risposto Giachi su quanto è finita la Macedonia. Il tocco di Giovanni. Quanto è finita la Macedonia? Per? Veramente avete perso 1-0? Non lo dire. 1-0, quindi la Macedonia ha perso. Dopo aver vinto al primo match. Piscopo. Si alza un vento gelido. Colpito proprio lì nei gioielli di famiglia di Vita, mentre la palla carambola su Carlo De Rota, che prova a uscire, va col sinistro. Giachi in uscita, palla De Vita, controlla, messa San Marino. Batte. Calma, va lui! Ottimo. Ci sei l'uomo! Con le mani. Salta Giachi. Afferra la sfera, poi con la mano in avanti, colpo di testa di Rossi, che si è spostato terzo a sinistra. Poi col destro, Giovagnoli sul fondo. Ottico, spostato a destra. Quello 1-2 non si chiude. Occhio all'inserimento di Caro Tenuto, buono in qualche modo. Mette la mano, salva il San Marino. Probabilmente a Capasso l'ho confuso con Coppola, almeno all'inizio del match, per il San Marino. Eccolo lì, Capasso. Proiettato dal White, pantaloncino nero, calzettoni azzurri. Rossi prova l'aggancio, allontana così e così Coppola. E poi adesso Capasso che va a lottare, che Coppola è il giocatore biondino della Turchia. Qua Capasso commette fallo su Puleo. Allora, corta, eccolo qua, Coppola della Turchia, sale lì in mezzo, sbaglia il tocco, Vitiello in possesso del pallone, calcio su Giachi, debole. Portiere allarga verso Gianni De Vita. Prova a salire, poi pallone alto di Piscopo, impreciso. Albano dietro, Giachi. Sbaglia il tocco Coppola, allora Montarello, 1-2 con Vitiello. Ancora Montarello, ancora per Vitiello, scambiano ancora i due, ancora. Poi triangolo che porta il pallone a Ottico, spostato nuovamente a sinistra con Piscopo che è tornato a destra. Torre. Sceglie Montarello qua in mezzo tutto solo, si gira. Arriva Piscopo, puntuale, ottima combinazione del San Marino, palla dentro, deviazione, Rossi prende posizione, Vitiello in porta. Giachi, in avanti, la palla rimbalza, anticipato Caro Tenuto da Torre, poi sbuca ancora Montarello. Sceglie ancora di là, Ottico. Vitiello, Torre, giro, palla San Marino, la Turchia non la prende, occhio, niente da fare, Vitiello scende, tocca per Rossi di prima. Giachi,
De Vita, si gira in mezzo a due, molto bene. Tocca per Salvatore, che può armare anche il destro. Deviata! All'incrocio dei pali, gol meraviglioso di Salvatore, che pesca il jolly con un pizzico di deviazione, trova un gol straordinario. Hanno capito? 2-1 Turchia, che prova a farsi sotto. Gira veloce, veloce. Torre, Montarello. Un tocco per Rossi. Viene in campo Matteo, no. Ciccaro tenuto su di lui, che lo va a pressare. Pannone, lotta contro Torre. Gli stratica il pallone ai piedi del difensore centrale del San Marino all'attaccante della Turchia. Buono in avanti, risponde Puleo. Rossi mette giù, arriva De Vita. Piscopo sbaglia il tocco, è malinteso. Si gira Salvatore, prova con il destro in porta deviata. Poi spedisce avanti Puleo. Le mani di Piscopo, Giovagnoli lì in mezzo. Ancora Giovagnoli, il più attivo dei suoi. Tocca a pannone, chiama l'1-2, non si chiude. Montarillo, nello spazio, gran palla! Lunga di poco. Caro tenuto, spostato dietro. De Vita. Sceglie pannone qua in mezzo. Prova a passare, ma la Torre lo anticipa. Poi Vitiello. Tocco errato. Si alza il vento, occhio alle traiettorie velenose, occhio a Salvatore, col destro che passa, vola, buono, straordinaria la risposta del portiere del San Marino, che si presenta con una felpa con cui non si potrebbe giocare a pallone perché c'ha il cappuccio e si mette in mostra con una gran parata. Colpo di testa, al volo con bicicletta Giovagnoli, mamma mia. Piscopo alza, occhio perché la partita si sta accendendo su ritmi molto interessanti. Giachi mette giù e sale un po'. Giovagnoli contro Montarello che gli pizzica la sfera, la mette fuori. Primo tempo, 2-1, una bella partita quella tra San Marino e Turchia. Giovagnoli, tutto fermo. Fischiatoni, comincia la ripresa. La Turchia ha accorciato sul San Marino. Siamo 2-1. E buono, ha fatto anche un'ottima parata per evitare il pareggio. Vediamo un po' se i turchi proveranno a fare il San Marino alla prima uscita, però a sorprendere l'avversario. Palla lunga di Piscopo. Poi pannone, scusa, palla vacante. Occhio a Torre. Chiama il pallone buono e blocca. Siamo negli ultimi 25 minuti della settimana, le giornate 2 di Euro 2021 della 18esima edizione della Sbordone League. Palla sull'altro campo, allora cambio pallone, eccolo là che sbuca subito. Dicevamo dei nostri ormai di consuetudini 10 match, 5 contemporanee sui due campi a 8, il complesso Kennedy Vitiello attende questo pallone. Ne sono solamente 5, non ne sono di più, vengono slittate sempre due partite perché sulla carta 24 squadre devono giocare 12 match, ma il coprifuoco ci evita di andare oltre le ore 21 al volo! Montarello girata, risposta da campione di Giachi, De Filippo. Grande parata del portiere in teoria della Macedonia, perché in prestito con la Turchia, forte in mezzo. Montarello trova aggancio pazzesco di Vitiello, mamma mia. Pannone poi gli chiude il raggio di azione, tra con le mani, ottico Montarello. Leo recupera, poi occhio perché la palla è vacante. Montarello è ancora a terra, prova a prenderla. Albano e Montarello si sfidano quasi sulla linea di fondo campo. Giachi blocca il pallone, va con le mani lunghissimo verso Pannone, che non può prenderlo. Le mani di Ottico. Coppola, Puleo non arriva, la rimessa è per il San Marino. Le mani di Ottico. Vitiello anticipato, poi la ritrova. Poi contatto, poi Vitiello finta e poi si allunga troppo. Poi.
scende Caro Tenuto di là. Parello mette fuori. Con le mani Caro Tenuto. Occhio che scappa Salvatore, vediamo un po', c'è stato un fischio, non ho capito cosa però. C'è una mano. Caccia Salvatore sotto! Mamma mia, la parata Vitiello col piedone sulla linea di porta. È la seconda chance. È la seconda volta che la Turchia va vicinissima al gol del pareggio. Con le mani Piscopo, forte, una frusta, si gira Rossi, sinistro improvviso. Non c'è deviazione fondo. Più calmi. Che ci penso dopo, mi sembra. Corta però. Ma io azzeccati. Ce ne frega del Rosario, non fa muovere Rosario. Calcio d'angolo forte. Piscopo, già chi smaraccia. Poi la palla arriva qui in mezzo, dove c'è Giovagnoli che prova a scappare. Occhio. A cavallo. Se n'è andato Giovagnoli, palla dentro. Vitiello lotta. Prova a venire fuori. Giuseppe, là. Bene, di là, perché qua ci sono troppe voci. Devo farti qualche primo piano. La testa di Piscopo, poi ottico. Cambia di là. Da Piscopo. 1-2 destro Giacchi. Te ne togli in metà puntale. Coppola di là, poi il palleggio di Caro Tenuto, la palla arriva direttamente al portiere sammarinense, buono. Che allarga. Cioè, perché forse il pallone è uscito sul controllo di Piscopo, è così. E allora con le mani, Caro Tenuto, occhio alla deviazione di Salvatore. Ottico. Torre. Esce benissimo da Rossi, che prova ad andare lì in mezzo. La porta Rossi, intervento scivolata. Non c'è fallo secondo il direttore di gara Montariello. Sradica il pallone dei piedi di Giovagnoli. Montariello pennella. Secondo palo, Vitiello di testa. Giacchi corta. Montariello no, scusate, Caro Tenuto. Gioca di là, Johnny De Vita. Esce Piscopo, poi Rossi anticipato. Poi la palla che arriva alle parti di Ottico. Scatta Vitiello, Ottico la porta, prova a servire Capasso, poi la palla che va da Giacchi. Albano col mancino, buca Puleo, poi di prima Coppola. Occhio a Puleo, sviene improvvisamente, arriva dal nulla Salvatore che prova una rabona. La palla è sul fondo. Prendere il pallone basso Montariello, Vitiello, più corta ora la formazione sammarinense, poi sbaglia l'aggancio e poi Salvatore prova ad andare. Occhio a Giovagnoli, risponde, buono ancora. E allora calcio d'angolo battuto, colpo di testa, miracolo di Buono, mamma mia ancora, terzo intervento straordinario del portiere del San Marino, trovato a caso penso qua fuori mentre stavano salendo i Kennedy, perché è vestito come se dovesse andare da qualche altra parte, perché c'è il pantaloncino quasi da mare, la felpa, sembra che un pescatore, vestito da pescatore. De Vita, c'è fallo su Salvatore, ha fatto tre parate straordinarie. Buone. Allora ci riprova Salvatore, destro potente, protezione, ma questa la possiamo anche andare a rivedere, perché la vediamo intanto. Montariello si esce, ce l'ho Rossi, deviazione, poi Caro Tenuto sventa il pallone, controllo al VAR, vediamo, controllo veloce, protezione del volto. Allora non è calcio di rigore, si continua. Ma ancora una punizione pericolosa, cacciata dai turchi. Qui qualcosa ci si spiega.
Vediamo un po'. Ottico con le mani, 2-1 parziale in bilico tra San Marino e Turchia, mentre di là Malta e Spagna chissà cosa stanno facendo. Palla lunga, dobbiamo fare anche una sorta di tabellone luminoso che porta i risultati sugli altri campi, secondo me. De Vita, petto di Puneo, e poi concede il calcio d'angolo ottico. Allora, sono le 23:30, siamo mezz'ora oltre il coprifuoco. Parte cross, primo palo, la partita durerà ancora per un bel po', credo che siamo a metà del secondo tempo, vediamo un po'. Abbiamo fatto molto tardi stasera, soprattutto per... Occhio. Soprattutto per il ritardo del primo match, che è partito un ritardo pazzesco. Palla lunga da parte di Ottico, che bucano un po' tutti, Giachi. Scende Puleo, si allunga troppo il pallone, anzi era Albano, non era Puleo. Vediamo un po', Puleo si è spostato clamorosamente, comunque i turchi hanno... Cioè sono dei jolly, giocano in attacco, difensori, esterni, possono giocare in ogni ruolo, ogni giocatore della Turchia, che ha tenuto anche a fatto tutto il campo. Ora si ricompattano a due, Puleo e Albano, difesa a due, quindi torna Giovagnoli. Al centro, i lati ci sono De Vita e Caro Tenuto, in avanti Pannone e Salvatore con l'uscita di Coppola. Caro Tenuto cerca un compagno che non trova, Montarello allontana. Occhio a Rossi che inizia a pressare, occhio perché la palla esce. De Vita scende, tocca, allontana Torre. Puleo pressato, rischia, arriva anche Vitello, occhio al pallone, viene alto di Pellone. E allora, Giovagnoli o Giachi? Vediamo un po'. Giachi non è male, non ha un piedino maleducato. Vediamo, Giachi, pennella, occhio a Montarello che mette il piede. Poi si lancia con Caro Tenuto sulla sfera, tocco dietro, Vitiello recupera la sfera, pallone su di lui. Vitiello prova ad abbattere Giovagnoli, calcio di punizione. Tre in barriera, Giovagnoli su questa punizione per i turchi. Cambia piede. Che fai, cambi piede? Puoi anche cambiare piede sulle punizioni. Chi cazzo sei, Giovanni? Andiamo un po'. Destro che passa! Buono, si allunga. Calcio d'angolo, non male. Ma pure, cambi pure piedi tu. Cazzo, talento, Giovanni. Dalla bandierina, che nemmeno qui e nessun campo c'è. C'era solo il San Paolo di Napoli, la bandierina si calcita. Cross forte, mette fuori Vitiello. Albano, ultimo uomo dei suoi. Occhio che Vitiello la ruba per un attimo, la palla poi esce. E niente, se porta tutto qua. Grazie. No, voglio un massaggio tutto là. Sì, la coppa ci faccio il mio portiere. Gira di qua, gira di qua. Piscopo la muove, occhio a Vitiello. Che ha spazio, sterza Vitiello, sterzata improvvisa, non calcia poi tira, fondo, calcio d'angolo. Ruleta di Puleo e poi Caro Tenuto, mette il corpo avanti Vitiello, una specie di blocco da rugby. Giovagnoli, impreciso. Il sinistro di Rossi, la palla è alta, non scende. Lancio lungo, senza troppe pretese da parte di Coppola, si è abbassato notevolmente il ritmo del match negli ultimi 5 minuti di gara. Buono tempo reggia, il vantaggio ovviamente è prezioso per il San Marino. I turchi però non vanno a pressare alto, almeno in questa fase del match. Qui leva il piede Puleo, la palla è per De Vita, vediamo. Sbaglia De Vita, Rossi prova a far correre il suo compagno Piscopo, ancora Rossi, la difende, Caro Tenuto su di lui, un po' di sola di Rossi, che fallo.
distanza. Cioè, chi è che non ha voluto continuare? Uomo, uomo, uomo. Bravo. Ottico tocca Mattariello. Il pallone Giacchi con le mani. Scende Giovagnoli. Calcio d'angolo per la Turchia. Coppola dalla bandierina. Cross morbido, ancora Bono che smanacciano i pugni. C'è fallo sul portiere, mentre Giacchi aveva provato il tiro. Si rialza Bono, parte Ottico a sinistra. Prova a sorprendere la Turchia, Ottico con un cost to cost interessante. Destro murato da Caro Tenuto, poi Giovagnoli continua a lottare lì in mezzo, ma c'è là il recupero di Capasso che va col destro murato da Caro Tenuto. Mancano 3 minuti, chiamati da Toni Cerullo. Siamo veramente alla fine di questo match tra San Marino e Turchia, 2-1 per la squadra in maglia bianca del San Marino. Salta Puleo. Ottico con le mani. Cercato Montarillo, svetta bene Puleo che appoggia Giacchi, che vuole accelerare i tempi. Allora va mani piedi. Alta ma corta, pallone non la trova, Ottico sì, poi la trova invece Piscopo di qua. Montarello alza col piattone, mette giù Rossi. Arriva Piscopo, occhio a fari spenti! Piscopo, fuori. Giacchi, col destro, direttamente nel box del San Marino. Caro Tenuto si avvita. Palla fuori, non in due. C'è Montarello che lamenta la doppia marcatura. Ultima sciabolata. Buono col destro. Ancora lungo. Viene fuori il giocatore turco biondino, di cui penso che l'ho chiamato sia Coppola sia Piscopo. E sia non lo so, forse il suo vero nome non l'ho mai detto, non l'ho mai ingarrato. Sbagliato una marea di cognomi stasera. Vitiello di prima, l'inserimento di Matteo Rossi al volo. Giacchi con le ginocchia, poi Giovagnoli lotta qui in mezzo, allontana ancora la palla in avanti. Occhio a Salvatore in agguato, pannone anche che mette il piede su Vitiello, un po' sbilanciato. Arriva ancora Rossi di prima senza guardare il pallone per Pellone, che prova ad andare, il destro deviato, angolo. Calcio d'angolo, Montarello e Rossi la tengono lì, arriva pallone, arrivano in due e poi finisce. Secondo Toni vince 2-1 il San Marino sulla Turchia. È una partita molto combattuta, giocata peggio con San Marino rispetto alla prima uscita. Montarello infatti non è soddisfatto. Allora finisce San Marino Turchia, vince il San Marino 2-1. Partiamo prima dagli sconfitti. Johnny De Vita con la sua Turchia, due partite, 0 punti, però tanti passi in avanti rispetto al 6-0, sì, rispetto della prima uscita. Oggi però secondo me è mancato quel guizzo finale, quella voglia di pareggiarla che forse ci avete messo poi nel finale del primo tempo, nel finale del secondo tempo. Che è successo? Dobbiamo sicuramente cercare di migliorare l'intesa fra di noi. Anche perché avete, secondo me, non male nemmeno la difesa a due, avete tutti i ruoli coperti. Sì. Secondo me vi manca un attaccante di razza, perché poi secondo me Giovagnoli e Salvatore sono due ottimi giocatori che però devono giocare alle spalle di qualcuno che fa sicuramente la sponda. Ci manca il bomber. Ci manca il bomber. E allora Johnny, ci si può ancora qualificare con una vittoria da, come terza, perché ne passano 4 su 6 da terza, non male. Speriamo nell'ultima allora. Sperate nell'ultima? E allora in bocca al lupo a Johnny e la sua Turchia. Passiamo positivo di là. Dobbiamo vedere Malta-Spagna cosa fanno. Montarello forse qualche passo in me indietro rispetto alla prima, però i 3 punti sono 3 punti. È sempre importante, però deve arrivare anche tramite il gioco, quello che ci sta mancando. Oggi avete rinunciato al possesso nella ripresa, forse andando un po', non lo so, in ansia del risultato, avete scaraventato un po' di troppe palle in avanti, un po' di confusione.
problema principale è che stiamo avendo un po' troppi problemi per la squadra, perché succedono molte, sta succedendo un po' di cose, non dovrebbe succedere. Ma nello spogliatoio. Ma nello spogliatoio, proprio David, ecco. Ok, ok. Urtiere sarà avuto a capo, ok, urtiere sarà avuto a capo, tante cose che... extra calcisti che poi ci sì. Siamo trovati con un'altra squadra oggi, come ah visto, ok, un'altra volta, un'altra volta, quindi ricominciamo sempre da capo, quello è il problema principale. Però San Marino vince a secondi nel girone, già qualificata, può puntare al primo posto e può puntare a essere protagonista in questa edizione. Facciamo l'in bocca al lupo Montarello, sì. Salutiamo il San Marino, lunga vita al lupo, e salutiamo la seconda giornata anche Tony, lo salutiamo, ciao Tony, chiudiamo, ci vediamo domenica prossima, è andata, ciao ragazzi, ciao ragazzi.